Anche se i punti di ritardo dalla battistrada Avezzano sono considerevoli, ben 13 prima della disputa della giornata odierna, il Ponte Vomano ha motivi abbastanza evidenti per ritenere il suo cammino più che soddisfacente. La compagine di mister Mastarotti punta a consolidare la sua posizione sul gradino centrale del podio e per mantenere a debita distanza l'assalto delle dirette rivali deve necessariamente centrare il bottino pieno nel sentito derby con i cugini del Tossicia, che a loro volta puntano ad entrare nel club delle privilegiate con l'orbita playoff che dista tre sole lunghe. La gara iniziata in sordina si scuote al 16° con il taglio di Di Luca che porta Fasciocco alla conclusione ravvicinata davanti a Di Martino e per il bomber del Tossicia è un gioco da ragazzi andare a bersaglio. I locali tardano a reagire adeguatamente e lo fanno soltanto a ridosso del riposo, anche se in maniera relativamente pungente. Al 41° ci prova infatti Fabiocchi, che non scuote più di tanto Bartolomei su un quasi innocuo tiro cross. Due minuti dopo l'estremo ospite è determinante per salvare in mischia sul tiro finale ravvicinato da parte dell'avanzato di Gaetano. Alla ripresa dei giochi la truppa di Mastarotti sembra più convinta dei propri mezzi e cerca al 13° di affondare il colpo con Temperini, che calcia però troppo centralmente per poter insistere seriamente il piazzato Bartolomei. Quest'ultimo al 17° viene salvato dal palo che si oppone alla conclusione ravvicinata del neoentrato da Gianti. Come spesso accade, la legge del più classico sport pedatorio non perdona e al gol mangiato corrisponde quasi per una legge matematica il gol subito, che si materializza al 21° per opera di Di Luca, che deve solo spingere nel sacco l'ottimo suggerimento di Dattilo, grande protagonista dell'iniziativa vincente. Il copione non cambia, col Ponte Vomano insistente in avanti ma impreciso, come per esempio al 33° con Bartolomei che in mischia si rifugia sul fondo sul colpo di testa semi involontario di Di Marzio, e con il Tossicia che al 34° sfiora il tris con Ferrilli che salva sulla linea di porta annullando la battuta di Dattilo, e poi al 43° va effettivamente alla terza marcatura con il bis personale di Fasciocco che riceve un gradito regalo da un difensore avversario e non si lascia sfuggire la palombella dalla distanza che scavalca beffardamente il malcapitato Di Martino. All'ultimo assalto il Ponte Vomano addolcisce la pillola con la rete della bandiera firmata da Franzi, che non riesce ad evitare la disfatta ai suoi. Purtroppo il risultato è emblematico, però abbiamo fatto un buon primo tempo, sicuramente l'abbiamo giocato meglio noi, non siamo riusciti a concludere nel modo giusto, vuoi per sfortuna, vuoi per qualche mancanza nostra, però credo che la partita sia stata fatta da noi. Poi abbiamo preso il gol e sono cambiati un po', diciamo, sono saltati un po' i programmi e gli schemi, ecco. Beh, la prossima ci toccherà Luco dei Marsi, quindi sarà un'altra trasferta importante e niente, cerchiamo di rimetterci a posto in settimana per farci trovare al meglio sicuramente. La partita ovviamente abbiamo vinto 3-1, è andata bene, siamo insomma molto soddisfatti perché incontravamo una signora squadra che è il Ponte Vomano, che finora era stata la rivelazione e forse la squadra che effettivamente dopo l'Avezzano meritava la seconda posizione. Io temevo molto questa partita, in settimana ho cercato di prepararla nel migliore dei modi, proprio perché questa è una squadra insidiosa, una squadra che ha un bel gruppo, una squadra che ti riparte bene e che insomma ha meritato i punti che ha sul campo. Quindi abbiamo cercato di prepararla in maniera un po' più attendista rispetto alle altre volte, pronti comunque a ripartire. Effettivamente siamo ripartiti subito bene, la squadra lo sapeva che doveva puntare a recuperare e ripartire velocemente. Chiaramente nel momento in cui abbiamo sbloccato il risultato la partita si è messa bene, abbiamo sventato un paio di situazioni gol loro a fine primo tempo. Poi nella ripresa, ecco, il cliché è stato quello che loro giocavano e noi attendevamo per ripartire. Avevo detto che ci poteva stare la possibilità di trovare una giusta contromossa, una giusta ripartenza, e così è stato. Abbiamo fatto una buona azione di contropiede, abbiamo raddoppiato e poi ovviamente si è messa ancora più in discesa, ecco.